Buongiorno a tutti, oggi vi volevo parlare del T-Loft 530 di Elnac. Questa è una motorizzazione 2003 150 cavalli, semi-integrale, totalmente assente da parte di legno. Una lunghezza di 7,41 m. Questo si apre il camper, chiusura centralizzata anche per quanto riguarda l'abitacolo. Questo è lo stivaggio dietro, direi non male, ci possono entrare quattro biciclette o uno scooter con diverse attrezzature da poter portare. Possiamo vedere anche una telecamera integrata per la retromarcia. Molto comodo è il sistema Truma diesel. Questa è una Combi 4, il che permette di poter tenere acceso il riscaldamento anche durante il viaggio. Funziona sia il riscaldamento che il boiler tramite diesel che viene pescato direttamente dal serbatoio. Quindi qui abbiamo a questo punto la bombola del gas. Questa è una bei fine di quelle antiesplosione, cioè che implodono e basta nelle peggiori delle ipotesi, e c'è posto per due bombole. Dell'acqua, zona guida dove presenta tutte le coperture resettate per poter oscurare la privacy dal fuori. Adesso entriamo dall'altro lato per vedere meglio il dentro. Eccoci. Saliamo dentro. Come possiamo vedere, presenta davvero una bella pavimentazione. La porta addirittura è munita di pattumiera, di oscurante e, se si vuole, anche di zanzariera per l'estate. Questa è una dinette molto comoda, con un tavolo che permette una grande modulabilità. Questo poi si può spostare avanti e indietro, regolare in diverse posizioni per permettere una maggiore comodità. Qui abbiamo lo stivaggio per altri accessori, con chiaramente il bellissimo, la bellissima panoramica, anche questa dotata del suo, diciamo,
sia zanzariera che per la modalità privacy, per non far passare la luce. Per quanto riguarda, diciamo, la strumentazione davanti, presenta diversi accessori. Qui abbiamo l'attacco per il sistema Android Auto, che è chiaramente legato. Ora vi faccio vedere. C'è un Pioneer SPHDA 2300 AB che permette diverse gestioni: digital radio, radio, Bluetooth audio, Spotify, iPad e altre uscite AUX. Si collega direttamente col telefono per quanto riguarda la gestione delle telefonate Bluetooth, quindi è molto comodo per non distrarsi alla guida. Qui per quanto riguarda l'impianto audio, sono presenti le casse qua davanti e nella parte dietro, anche nella parte notturna, diciamo. Poi molto interessante secondo me questo gadget anche che io ho installato, è un lettore di pressione Bluetooth per quanto riguarda la pressione delle ruote. Viene impostato la pressione minima e la pressione massima. Chiaramente quando c'è un problema o che viene superata la pressione minima o massima, c'è un alert. Nella fattispecie, per dire, se succede che foriamo una gomma e magari non ce ne accorgiamo, quando inizia a scendere la pressione, il sistema suona e ci dice che sta scendendo. Quindi ci rendiamo conto che abbiamo forato e diciamo è meno pericoloso. Lo stesso per quanto riguarda la pressione alta, perché si sa che d'estate la pressione mentre viaggiamo tende a salire delle ruote. Allora, adesso spostiamo da far vedere molto interessante anche questo scomparto per mettere scarpe o quant'altro. Il frigo è 150 litri con la sua ghiacciaia separata e il suo frigo. Diciamo, l'unica cosa che va a gas in questo mezzo è il frigo quando si manda, è trivalente chiaramente il frigo, quindi quando lo mandiamo a gas va a gas, il forno qua sopra e chiaramente i fornelli. Per quanto riguarda tutto il resto, viene gestito tutto dalla Truma iNet, da questo pannellino di controllo. E pesca chiaramente tutto dal diesel. Direi molto molto comodo. Inizialmente avevo dei dubbi perché sui precedenti camper avevo una Truma 3200. Era molto più piccolo l'altro camper, quindi questo essendo una combi 4 pensavo che non bastasse a livello di riscaldamento, però giustamente questa è a diesel e quindi è molto, ha una performance molto ma molto diversa rispetto all'altra. Diciamo che quando uno imposta a 19 gradi dopo 10 minuti sembra di essere in spiaggia. Questa è la centralina. Funzionamento. Adesso chiaramente siamo attaccati col 220, questo ci permette di vedere la carica della cellula, questo la carica motore, poi chiaramente c'è il carico acqua e la capienza delle acque scorrenti
scure, grigie, via. Qui c'è per accendere la luce esterna, fuori, anzi, questo è per quello generale dentro. Poi questo è per l'acqua, la pompa dell'acqua, questo è per la luce esterna fuori. Queste sono le luci che si possono accendere senza aver già acceso, diciamo quello un pochino d'emergenza, tra virgolette, senza aver acceso queste qui del pannello principale. Allora, qui c'è installato un televisore. Questo è il lato dietro del camper. Come vi dicevo prima, qui c'è l'estensione dell'impianto audio, molto comodo. E qui è, diciamo che ha molto stivaggio. Lì c'è la truma, come vi dicevo, la combi. Qui si possono alzare anche i letti per stivare meglio, oltre che passare da qui. Questo è la doccia. Da questa parte c'è il bagno e tra l'altro questa porta permette di dividere la zona notte dalla zona giorno, direi molto comoda. Qui abbiamo il letto basculante. Come si può vedere, diciamo, l'unica pecca del letto è che va a ostruire parzialmente l'uscita. Diciamo che ci si passa ugualmente, ma non è molto comodo se si vuole trovare una pecca. Qui c'è, è munito di una cappa aspirante. Siamo fermi per posizionare quello che più ci interessa. Questo è, vi faccio vedere, questo è molto interessante. Questo permette di non far ghiacciare i serbatoi in inverno. È una classica resistenza che riscalda i serbatoi dell'acqua e permette che non si congelino. Che vi devo dire? Come motorizzazione, questa 150, come vi dicevo prima, effettivamente penso che sia, mi sento di dire, precisa per queste dimensioni. Non ho né provato il 130 cavalli e neanche il 180. Mi sento dire che il 150 è la sua, avendolo provato per adesso per un 2000 km. Diciamo che mi sembra la motorizzazione più calzante, nel senso che molto probabilmente la 180 sarà più performante, però con la 150 io penso sia il rapporto prezzo-qualità, insomma, migliore, nel senso permette di avere un bel tiro. Io parlo di salita, perché per quanto mi riguarda il viaggio quando viene fatto a 90-100 all'ora, poi sono opinioni e stile di vita, basta e avanza. Ah, poi che vi volevo far vedere anche qui, chiaramente c'è il risettato per la privacy. Cosa molto interessante,
tra l'altro è intelligente, è questa cosa qui che ti permette di mettere un iPad, un tablet comunque, qui per lungo, e di poterlo sfruttare come meglio credi. Ora, chiaramente viaggiando non penso proprio di per vedere film, quantomeno però per utilizzarlo come navigatore, perché questo sistema Android che c'è qui, Android Auto, questo autoradio non ha un GPS suo nativo, quindi funziona attaccato ad Android, al cellulare. Unica pecca, secondo me, è che ti permette di utilizzare solo alcuni applicativi che vengono gestiti, quindi Google Map, Navigator, mi sembra, e comunque sia, non magari proprio applicativi dedicati al camper. Per fare un esempio, io, che secondo me è un prodotto abbastanza valido, e questo mi permette di impostare le dimensioni del camper in lunghezza, come vi dicevo, 7,41 m, in larghezza è 2,35 m, e in altezza, che fortunatamente è sotto 3 metri, perché ricordiamoci che specialmente all'estero sopra i 3 metri ci sarebbe, se non erro, il surplus di pagamento del pedaggio autostradale. Mi permette di gestire delle strade con tali dimensioni, nel senso che questa applicazione, essendo nativa per i camper, evita di farti passare sotto ponti o in punti stretti, cioè di ritrovarmi in quelle situazioni, sinceramente, dove mi è capitato di ritrovarmi con Google Map, in cui è veramente difficile venirne fuori. Ecco, il problema è che un applicativo del genere non viene gestito da un autoradio, quantomeno ad ora, un autoradio così, che è un, diciamo, che si collega a Android, ma non ha un sistema Android suo, nativo all'interno del sistema. C'è sì delle opzioni per aggirare la cosa, nel senso che si potrebbe fare un boot al cellulare, fare una modifica al cellulare e far sì che si crei un mirror tra il cellulare e l'autoradio, però sinceramente, insomma, preferisco a questo punto usare l'autoradio come autoradio, e usare il navigatore, lo metto qui sopra sul cellulare, e usare il SigTrack direttamente dal cellulare. Poi vi faccio vedere come funziona la telecamera. Ora ho inserito la retromarcia e chiaramente qui si vede la telecamera. Niente, questo è un po' tutto. Io spero di esservi stato utile, che il mio video sia così, questo video così semplice, amatoriale, acerbo, tra virgolette, possa servire a chi è interessato magari a un mezzo come questo. Questo è il Nactiloft. E vi saluto, spero di poter fare altre recensioni. Ciao e grazie a tutti.